E buongiorno cercatori di minerali e collezionisti. Il mio nome è Matteo Berto, siamo all'interno della mia taglieria e il mio lavoro è il taglio delle gemme preziose e semipreziose. Nell'arco di questo episodio andremo assieme a valutare un piccolo lotto che mi è arrivato di recente di quarzo ametista, una varietà lilla violastra. Avremo un minerale anche molto bello di color vinaccia che andremo a tagliare con la mia Ultratech V5, sfaccettatrice di nuova generazione. Infatti, il mio lavoro per quanto riguarda la trasformazione di minerali grezzi in gemme preziose mi porta a considerare dei materiali di partenza quanto più possibile potenziali e performanti. Significa che il minerale di partenza, questo sia naturale, questo sia fatto in laboratorio, deve avere dei colori molto belli, intensi ma non troppo, si chiama saturazione questo aspetto, ma soprattutto deve essere trasparente il più possibile. Infatti andremo all'interno di questo video a eseguire delle faccette su questo cristallo, su questo grezzo naturale, il quale non le presenta naturalmente. E queste faccette saranno poste con un determinato design. Design che è necessario, che ho disegnato personalmente per far sì che la luce che entra dalla parte superiore della gemma vada a rifrangere, in buona sostanza a rimbalzare, sulle faccette inferiori del cristallo e quindi sopra noi vediamo un sacco di riflessi colorati, ma soprattutto vediamo i riflessi. Nel caso in cui ciò non avvenisse e magari voi aveste a che fare con delle gemme tramite le fiere, sui vostri gioielli che magari sembrano molto spente, sappiate che di solito le faccette non sono state messe a modo. Oltre ovviamente alla precisione con cui queste faccette vengono fatte. Infatti, nella sfaccettatura, cioè in questa trasformazione da un minerale grezzo a gemma sfaccettata, avviene un po' una sorta di arte, di magia, e anche una forma di artigianato, tutto fuso assieme per far sì di riuscire effettivamente a creare un oggetto unico, esclusivo e interessante. Ogni gemma ha la sua storia, non lo nascondo. Dipende ovviamente dove il materiale ha origine, dove viene estratto, tutto il vario processo per arrivare fino a qui in laboratorio, in taglieria ed eseguire finalmente la gemma sfaccettata. Ma non è il termine del processo. Infatti, una volta che la gemma sfaccettata è terminata, può finalmente andare a far parte di un gioiello per una persona unica, esclusiva, ma soprattutto per un evento il quale magari è molto importante. Quindi la sfaccettatura è parte di un percorso, dall'estrazione fino effettivamente all'utilizzo sopra un gioiello, quindi un'applicazione. Ed è proprio questa fase che è molto molto importante perché le gemme riescono a catturare luce e ovviamente anche a creare stupore nelle persone che vestono queste gemme una volta sui gioielli. Quindi tagliare la gemma giusta per l'evento giusto, per la persona adatta, è sempre fenomenale. E infatti eseguo commissioni. Nel momento in cui foste interessati, mi raccomando di scrivermi per mail, trovate tutti i dettagli qua sotto in descrizione al video. Ora però iniziamo con l'unboxing, vediamo effettivamente che cosa contiene questo pacchetto, cerchiamo un ametista da tagliare nei prossimi minuti. Thank you.
Abbiamo tagliato il padiglione, in buona sostanza la porzione inferiore. Abbiamo tagliato un fantastico taglio smeraldo, e questo è il nostro obiettivo, e adesso andremo a effettuare la corona, in buona sostanza la parte superiore, quella che di solito vedete sui vostri gioielli. Fermiamoci solo un attimo a parlare del cosiddetto quarzo ametista. In questo contesto il quarzo ametista è un cristallo di diverso colore, ma di solito siamo comunque sulla scala dei viola. Un colore, il color viola, che non è molto diffuso in natura. E in questo caso specifico si tratta, è vero, solo di quarzo, però effettivamente il quarzo viola ametista è un quarzo che comunque nella varietà gemma, come quella che sto tagliando in questo video, è sempre apprezzata. Dipende molto dalle mode e non ve lo nascondo, ma in ogni caso è uno dei miei cristalli di quarzo preferiti, assieme effettivamente anche al quarzo ialino italiano, di nuovo che utilizzo per tagliare gemme spettacolari, nel momento in cui effettivamente questo risultasse particolarmente limpido. Questo cristallo di quarzo, invece viola, diciamo siamo su un colore legati ad esempio al vino, deriva dal Brasile e arriva direttamente con questa provenienza. La maggioranza dei cristalli di ametista viola arrivano da questa origine e non fa eccezione. La domanda è: ci sono cristalli ametista italiani? E come? Certo. Però di solito, io vi dico per esperienza personale, non vi è tale quantità da riuscire a metterci le mani facilmente a meno che non le estraiate voi stessi. E sappiate che recentemente ho pubblicato il mio primo videocorso per quanto riguarda la ricerca dei minerali grezzi alluvionali, tra cui è possibile effettivamente trovare anche dei quarzi ametista vicino alle vene alpine, ma soprattutto questo videocorso ho anche correlato una parte molto pratica di tutorial passo passo. Quindi, se fosse interessati, di nuovo scrivetemi per mail. E perché questo videocorso non sarà disponibile a tutti e non per sempre, quindi magari sarete fortunati a ottenere questo prodotto. Ora però andiamo a valutare, a staccare la gemma finita dal DOP, in buona sostanza dal supporto, e guardate che bellissima gemma abbiamo prodotto.